C'è anche Anna Maria Re, certo. Anna Re, come mi hanno soprannominato. La rugby band, no? Sì. Della passata stagione, che ha lietato tutti gli ascoltatori di Non Professional Rugby. Siamo qui, come abbiamo detto, ospiti dell'Amatore Rugby Messina, quindi in compagnia del presidente Nello Arena, del direttore tecnico Salvatore Grasso. Abbiamo anche due giocatori, un rappresentante dell'Under 18 che è Lorenzo Micalizzi. Abbiamo il piacere di avere anche il capitano della prima squadra della Serie B, Gianmaria Santilano, e avremo poi ospite nel corso della trasmissione anche Walter Pidalà, scusate, che è responsabile dell'Under 18. Quindi andremo a conoscere meglio quella che è la realtà dell'Amatori Rugby Messina e a scoprire quello che è stata la stagione appena passata e quello che sarà il futuro di questa società. Grande novità di oggi è che Davide, che non solo decide la musica ma la inventa, a quanto pare. No, la cosa che mi ha sconvolto di più è che ha azzeccato tutti i nomi. Me li sono scritti. Appunto. È un passo in avanti. Un passo in avanti. Io ricordo sempre che la selezione femminile non è azzeccata una. Vabbè, può capitare, no. Dai. No. Ci sono state giocatrici che hanno detto: guarda, se siete anche bravi a fare. No professional stasera, sì. Ha fatto il professional. Sì, esatto, la prima volta. È che rimango scioccato, ormai sono 10 anni che lo conosco, per cui vabbè. Non pensavo, ragazzi, sta peggiorando. Basta, quello. Le disgrazie della vita, dai, inventa la prima canzone, va così, iniziamo subito. Ah, ascoltiamo un gruppo folk americano del nord-est, gli SmackDown. Ancora in compagnia della Amatori Rugby Messina, sono addirittura arrivati i messaggi di complimenti per la musica scelta da Davide. Voglio sapere poi quanto hai pagato per... Sono tutti i miei giocatori, per cui o dicono così o oppure pagheranno le pene dell'inferno appena la prossima settimana. Quindi questo, lui si è salvato la preparazione atletica per una seduta. No. Ah, non ho capito chi è, per cui... Sì, vabbè. Dicono tutti così. Entriamo nel vivo invece della trasmissione, introduciamo subito il presidente dell'Amatori Rugby Messina, Nello Arena. Presidente, benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie dell'ospitalità, quello non smetteremo mai di dirlo perché è veramente eccezionale. E, cominciamo subito a parlare della stagione appena conclusa, quindi qual è stata, secondo te, quali sono stati i punti forti che hanno fatto di questa squadra, insomma, hanno permesso di giocare a buoni livelli, e quali sono invece secondo te le cose che sarebbero potute andare meglio e che quindi devono essere migliorate per la prossima stagione? Bah, io penso che la nostra annata è stata un'annata un po', chiamiamola sfigata, no? È stata un'annata che è partita con grandi presupposti. Abbiamo fatto sicuramente una grossa squadra, e purtroppo una serie di infortuni non ci hanno permesso mai di giocare col 15 che avevamo previsto, e comunque sia le seconde linee, diciamo, si sono ben comportate. Finché abbiamo potuto lottare, abbiamo lottato. E talvolta è mancato un pochettino quel pizzico di cattiveria per mancanza di concentrazione. Abbiamo fatto qualche passo falso, e purtroppo poi è pesato anche dal punto di vista psicomentale, che non ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo posti. E comunque la cosa positiva è che abbiamo sicuramente fatto molto meglio dell'anno precedente. Abbiamo fatto, mi pare, se non sbaglio, 40 punti in più rispetto all'anno scorso. Siamo andati a giocarci tutte le partite anche in trasferta, mentre l'anno precedente si partiva come vittime sacrificali. Abbiamo cambiato da questo punto di vista un po' la mentalità, proprio con l'idea di diventare vincenti. E questo è stato sicuramente la nota positiva di questo campionato, e speriamo di risolvere i problemi che purtroppo sono legati al campo. I nostri infortuni non sono stati infortuni di gioco, i nostri infortuni sono stati infortuni di allenamento. Comunque le prospettive guardando al futuro sono più che rose, visto che è un gruppo consolidato, si tratta solo di
continuare sulla strada intrapresa fino a questo punto per poter affermarsi e magari giocarsi il passaggio di categoria, anche se chiaramente ogni campionato a sé stante, la Serie B del Sud, ho avuto la fortuna di giocarla il giorno 4, quindi so le mazzate che ci si dà partita dopo partita, per cui immagino che... Tra l'altro con me ti ricordi bene più andare quando eri forte. Questa è stata l'unica cosa e quindi sì, le prospettive sono tutte rose. Guarda, alla fine del campionato le cose erano due, o mollare o giocare ancora la carta per poter tentare di andare in Serie A. Sai, io mi sono guardato allo specchio e ho detto che voglio andare ancora in Serie A. Insomma, è una bella prospettiva, insomma. Il mio sogno non può essere infranto da episodi. Ecco, tutto qua. E credo che sia il sogno dei ragazzi, il sogno di questa dirigenza, il sogno di tutti. E qui bisogna crederci, tutto qua. Se ci crediamo tutti insieme, raggiungiamo l'obiettivo. È come quando c'era il buon Galeazzi che faceva le dirette sugli Abbagnale e che diceva all'unisono, e bisogna essere all'unisono, tutti all'unisono, remare dalla stessa parte, e sicuramente l'obiettivo diventa molto più facile da raggiungere. Parlavi precedentemente del campo, delle problematiche legate al campo anche dal punto di vista appunto della salute dei giocatori, degli infortuni. Abbiamo affrontato ieri questo argomento nella tavola rotonda che abbiamo avuto con Nicotra, Pezzano e Cudè, insomma gli altri esponenti del rugby siciliano. Quanto è difficile in Italia, in Sicilia in particolare, riuscire a trovare uno spazio adeguato per i ragazzi? Perché spiego, insomma, in precedenza noi prima della trasmissione abbiamo parlato insomma della necessità di avere uno spazio adeguato, uno spazio che sia proprio. Quanto è difficile riuscire a trovare a Messina uno spazio adeguato per una società comunque ambiziosa che vuole fare rugby in un determinato modo? Guarda, è difficile perché purtroppo gli stadi che noi abbiamo sono in mano al calcio, ed essendo in mano al calcio, purtroppo sai benissimo come una storia vecchia. Ecco, questa è storia proprio, è storia vecchia a tutti gli effetti. E quindi c'è un campo, il San Filippo, che è stato un campo fatto da circa una quindicina d'anni, diciamo è nato nell'era Tangentopoli, che è veramente un bijou di 45.000 posti. E ahimè, Tangentopoli ha bloccato il magna magna di una tribuna coperta. A noi manca la tribuna coperta, tant'è vero che volevano utilizzarlo per fare il test match l'anno scorso con l'Australia e non si è potuto fare. Il Celeste è in mano ad un'altra società di calcio e pare che ora questa società di calcio vada via e l'altra già è pronta a prenderselo. Quindi gli spazi per noi sono limitati. Noi abbiamo l'unico campo, che è quello di Sperone, che è un campo proprio fatto apposta per il rugby e con i finanziamenti delle universiadi. Mi permetto, ti dà giusto un po' di vento ogni tanto. Sì, qualcosa. Ma ricordo d'esperienza. Rende meno calda l'ambiente, ecco, da questo punto di vista. E quindi l'unico campo rimane quello. Le tre società con tutte le categorie giovanili giocano in quel campo. Ormai dopo 6-7 anni il sottofondo non è che non c'è più l'erba, è ormai arrivato, cioè noi stiamo giocando direttamente sulla pietra del vespaio, del drenaggio, quindi lì il fondo va rifatto di sana pianta, perché in 5 anni, 6 anni le squadre che giocano, la terra è andata via, cioè certo. Ormai non c'è più nulla. L'anno scorso abbiamo fatto un minimo di innervamento, ma alla seconda partita già non c'era più nulla. Anche perché se tre società che si allenano, giocano e si futurano su un unico campo. È una cosa, oltre che anomala, che non dovrebbe esistere. Quando abbiamo portato il ragazzo inglese, Ash, e ci ha chiesto com'era il campo, e noi gli abbiamo detto, siccome lui ci aveva raccontato che aveva fatto un seven a Twickenham
la settimana prima di scendere giù in Sicilia, gli abbiamo detto che è quasi come ti vuoi chiamare. E lui quando è arrivato si è messo a ridere quando ha visto il campo. Ma è questo il campo, questi sono i nostri campi, non, anche perché ormai bisogna entrare in un'ottica di idee completamente diversa. Una volta c'erano le amministrazioni che facevano degli investimenti sugli impianti sportivi, oggi questi non li fanno più. Quindi bisogna trovare le risorse attraverso finanziamenti europei, finanziamenti Corcone, e questi li può trovare solo ed esclusivamente le società che hanno voglia e hanno l'idea di voler investire sullo sport. Se si pensa sempre che lo sport deve essere un veicolo di guadagno, è finita. Purtroppo è un'analisi insomma abbastanza chiara e che ha insomma spunti anche di riflessione, perché molte sono le persone che non mettono lo sport come obiettivo finale del proprio lavoro. Anna Maria? Sì. Faccelo tu un resoconto della stagione. Bella. Chiara, concisa, pulita. Va bene, ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a parlare con il direttore tecnico dell'Amatori Messina, Salvatore Grasso. Davide? Prendi partecipi tu. Certo, adesso andiamo in Arizona e ascoltiamo i Badlands at the Daybreak. Stupendo. Nato per fare radio. Indie rock. Mamma mia. Ora, dopo aver ascoltato un fantastico indie rock della selezione speciale di Davide Macò, ricordiamo, giornalista, scrittore, vigile del fuoco volontario, cos'era anche, su chef... chi più ne ha più ne mette, no, su chef, ancora no, sì. Però lui è un grand'uomo, guarda, più ci passi il tempo insieme, Anna Maria, è più cose incredibili. Secondo me ha fatto sia l'alpino che il sommozzatore, cioè una scoperta continua, fare. Sì, una scoperta continua, fare. Guarda. Super. Non si riesce a capire se è più bello o più bravo, guarda, non lo so. È l'omega della radio. Vabbè, esatto. No. Arriverei anche a chiamarlo papà a me. Sì. Discutevamo infatti nel fuori onda della possibilità che il figlio debba dormire in camera mia a casa di Davide, però insomma... E dovrà chiedere il permesso. Non accetto. Questo è un altro discorso. Torniamo a parlare invece seriamente di rugby e facciamolo con Salvatore Grasso, direttore tecnico dell'Amatori Rugby Messina. Innanzitutto mi complimento con l'Amatori Rugby Messina perché è un direttore tecnico, che è veramente un segno di grande serietà, perché non tutte le società hanno un direttore tecnico e a mio avviso è una figura necessaria, perché significa che comunque sia gli allenatori e quindi gli atleti sono seguiti e hanno la possibilità di avere una guida. Proprio per questo innanzitutto vorrei chiederti, per spiegarlo anche a tante persone che possono prendere spunto da quello, che figura è quella del direttore tecnico e cosa praticamente fa un direttore tecnico all'interno di una società sportiva, in particolare di rugby? Intanto buonasera e grazie per l'ospitalità. Litiga col presidente. Presidente quello sì, perché è ovvio che bisogna trovare anche la quadra, dice, in questi casi. Direttore tecnico, anche se io devo dire quest'anno mi sto occupando principal modo di mettere su una squadra competitiva, cioè una prima squadra competitiva che ci permetta quest'anno di raggiungere quel sogno che la società, è l'obiettivo che la società si è prevista ormai da qualche anno. Direttore tecnico comunque è una sorta di coordinatore delle attività tecniche che vengono svolte all'interno della società, anche se naturalmente la gestione tecnica specifica ce l'ha ogni singolo allenatore all'interno della singola edizione. Quindi il coordinamento fa in modo che magari la gestione delle varie squadre sia più o meno coordinata, e quindi in maniera tale da portare lo stesso tipo di gioco più o meno, a seconda poi delle situazioni che si vengono a creare, e con gli stessi obiettivi. Stavo dicendo appunto per aggiungere a quanto detto dal Presidente, che ha fatto un attento esame di quella che è stata la scorsa stagione. Noi sì, purtroppo l'anno scorso ci è mancato un po' di passaggi, abbiamo avuto qualche incidente legato al campo che ci ha permesso di dare il meglio e di esprimerci così come praticamente avremmo voluto dal punto di vista tecnico. E quest'anno cambia un ciclo,
anche se naturalmente sì, abbiamo acquisito quella mentalità vincente che il gruppo già aveva insito nel proprio bagaglio tecnico, però voglio dire quest'anno con diversa condizione tecnica cambia un ciclo e quindi dobbiamo ricostruire tutto ex novo per certi aspetti, mantenendo il meglio di quello che abbiamo maturato fino adesso e cercando di puntellare in quelle zone del campo dove abbiamo evidentemente avuto problemi l'anno scorso, nella speranza appunto che certi infortuni non si debbano ripetere e possiamo alla fine della stagione arrivare ai primi due posti che ci permettono poi di fare gli spareggi per il playoff e per la promozione. Molto bene, quindi comunque l'importanza, no, di avere una figura che raccorda tutti i vari allenatori, i vari tecnici, comunque diventa fondamentale anche, no, anche solo per poter dare, come hai detto, una stessa filosofia di gioco e comunque sia delle linee guida che portino poi voglio dire, molto umilmente rivesto questo ruolo, anche se voglio dire è un po' diverso, perché all'interno del gruppo ci sono dei tecnici molto ben qualificati, voglio dire, che naturalmente sanno il fatto loro. Poi abbiamo all'interno del nostro gruppo il professore Nino Buda, che è quello che in un certo qual modo ci ha portati tutti su questa strada qui, e lui che negli anni ci ha trasmesso, diciamo, il verbo, ci ha permesso di imparare qualche cosa da lui. Certo, poi è ovvio che ognuno di noi mette di proprio, di suo. Sono convinto che quest'anno riusciremo a raggiungere un buon risultato, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi e i giovanili, che lì stiamo creando un progetto interessante con un'altra società messinese, cercando di mettere insieme il meglio per quanto riguarda la categoria, e poi con quell'altra, quella dell'Under 18, che l'anno scorso per un non nulla veramente sfiorato il playoff di promozione, abbiamo dominato il campionato lungo e largo, le ultime due partite un po' sono tremate le gambe, se no altrimenti quest'anno avremmo avuto una squadra in gruppo 1, quindi avrebbe sicuramente poi dato mano forte alla prima squadra che ci hanno seguito. Certo. Io mi auguro e sono sicuro che questi ragazzi cresceranno, già qualcuno quest'anno viene fuori da questa bella esperienza che hanno fatto nelle scorse stagioni, e mi auguro che sappiano ritagliarsi un posto in prima squadra convincendo i tecnici che dovranno seguirli a me e infatti fare in modo che poi loro migliorino la loro qualità, perché è soltanto da lì, il nostro futuro è quello, cioè noi ci dobbiamo cercare di creare delle strutture giovanili importanti da organizzare, perché cercare è semplice per certi aspetti, cercare il top player fuori dal tuo gruppo, però è ancora più bello se ce lo creiamo all'interno. Certo, diventa una soddisfazione perché è frutto del lavoro svolto nel corso degli anni. Un ragazzino che ha incominciato con noi, vederlo poi magari ambito da altre società di Serie A è una grande soddisfazione, certo. Andremo quindi subito tra poco a parlare appunto di rugby giocato, dell'Under 18 insieme a Lorenzo. Stai molto attento perché qua come sbagli paghi, c'è cioè presidente, direttore tecnico, responsabile, quindi stai molto attento, vediamo poi, non sto scherzando ovviamente, di tutto quello che ti pare, tanto quando ce ne andiamo ci pensano loro, a me che mi frega. Davide, neanche più la canzone, vuoi dire? No, io stavo aspettando, avete parlato, stavo risolvendo i problemi tecnici. Ma quale con calma? Dai. Ah, giustamente. Andiamo a ascoltare il New Yorkese Good Mood, un po' di rock. Wow. Ah, meno male. NPR on the road, torniamo a parlare di Amatori Rugby Messina. Adesso parliamo, Anna Maria, di un po' di rugby giocato invece. Abbiamo parlato. Sì, paghi per parlare tu. No, la paghiamo a parole. Siccome la paghiamo a parole, no? Perché lei è l'ospite d'eccezione. Allora, per risparmiare, facciamo dire solo dei monosillabi. Qualche monosillabo ogni tanto vuoi entrare. Basta, perché ci stai costando già troppo. E parliamo di rugby giocato, andiamo a parlare della Serie B, dell'Under 18. Inizierei a
a scoprire un po' di più di quello che è stata la stagione dell'Under 18, innanzitutto quello che è giocare nell'Amatori Rugby Messina, nell'Under 18 nell'Amatori Rugby Messina con Lorenzo. Dici un po' com'è stare qui all'Amatori. Buonasera a tutti. Innanzitutto cominciamo con qualche ringraziamento d'obbligo. Gian Claudio, buonasera, il mister di quest'anno, Walter Pidalà che successivamente interverrà, e Nino De Meo, ad esempio. Che ti sei sistemato con questo? Sì, sì. Poi sì, puoi dirci, allora, è fuori onda un'annata, non hai capito? Hanno fatto una testa così tutto l'anno. Io questo ero pieno, veramente. Ringraziare tutte le persone che quest'anno ci sono state vicine al nostro gruppo. Anche la mamma. Sì, soprattutto i genitori, almeno quelli che si sono dimostrati più vicini a noi. Cos'è giocare nell'Amatori Messina? Cioè, al di là dello sport in sé, è davvero un'esperienza bella, cioè che ti forma come persona. La stagione di quest'anno è stata peccato per la stagione di quest'anno, perché abbiamo giocato davvero un ottimo campionato e complice qualche infortunio alla fine, come abbiamo appena detto, no? Non siamo riusciti a conquistare l'elite. Se c'è tanta gente che esce dal gruppo, è anche vero che ci sono tanti ragazzi validi e noi abbiamo le qualità il prossimo anno per puntare al titolo, quindi speriamo bene. Quindi Walter, l'obiettivo, diciamo, resta lo stesso di quest'anno, quello di avere comunque un buon gruppo, un gruppo che può aspirare a buoni risultati. Sì, speriamo di ripetere e migliorando, chiaramente. Beh, ripetere proprio no, ripetere altri secondi pure il prossimo. Migliorando, perché dalle Under 16 verranno un gruppo, perché dico, è routine, chiaramente c'è cioè, riesce, c'è... Chi arriva, dico, fino adesso abbiamo lavorato discretamente. Sì, settore giovanile, speriamo con la società di investire ancora di più sul settore giovanile, perché è fondamentale. Già Salvatore Grasso ha defilato, insomma, e sintetizzato un po' la stagione. Purtroppo la componente fortuna, la chiamo io, è stata avara quest'anno. Gli infortuni hanno potuto finire, gli infortuni, qualche squalifica, espulsione di elementi improbabili, ha compromesso la parte finale della fila. Comunque il gruppo è un bel gruppo, ringrazio per i complimenti che ho ricevuto e il ricambio, perché veramente ho ampliato, come si vuol dire, con la mia famiglia, con i ragazzi, con... Avevo 30 figli, perché il secondo padre, sì, se non il primo, il primo in alcuni momenti. In alcuni momenti, certo, ci sono momenti di defaianza di qualcuno, però tutti sul binario giusto. Ragazzi in gamba, e spero che al di là dell'esperienza rugbistica possano portare fuori quello che abbiamo tramandato noi con i nostri insegnamenti, dico il mio e degli altri amici che seguono questi ragazzacci ogni tanto. Ma questo è molto bello, è molto interessante, perché comunque sia è vero che il rugby è uno sport che forma uomini oltre che giocatori, spesso però si tende a dare questa idea soprattutto nei settori della propaganda, quindi dei bambini, e si tende un po' a perdere questo tipo di gestione, quindi è molto bello e molto interessante dalle parole che abbiamo sentito che invece qui a Messina c'è una realtà ancora viva in questo senso, che quindi si dà molta attenzione anche alla formazione umana dell'atleta. E non sicuramente l'obiettivo della società è quello di crescere ragazzi educati che sappiano rispettare cose e persone. Infatti in molte occasioni nasce un distacco con loro, perché lì sono più severo nel rispetto in tutte le ogni tanto, però ogni tanto. No, quasi sempre. E io mi auguro per un altro anno si possa fare veramente meglio, perché uscire dal girone regionale, io non per disprezzarlo, però crescere vuol dire crescere, affrontare squadre del quantomeno del centro-sud, perché la nostra area è l'area 4 e quindi comprende Lazio e giù, quindi Puglia, anche perché lì c'è del buon rugby anche in queste altre regioni. Speriamo di portare avanti questi ragazzi. Gian Maria, raccordiamo un po' tutto quanto. Innanzitutto
vorrebbe che mi parlassi anche ovviamente della, della stagione, di quella che è stata la stagione della, della Serie B del, della Maturi Messina. Però prima ti chiedo, appunto, come, visto che stiamo parlando di Under 18, quanto è importante avere un Under 18 di qualità per quelli che sono poi i ricambi, e se pensi che già ad oggi ci sono dei ragazzi validi per poter contribuire, insomma, alla, al miglioramento della rosa della, della prima squadra. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziarvi appunto dell'ospitalità anche io. Rispondo subito alla tua domanda, diciamo che è fondamentale avere una 18 competitiva. Ci è mancato negli ultimi anni un po' di ricambio generazionale, un po' di gente fresca da buttare in campo. Vedi, la Primavera è una squadra che da tanto tempo manda in campo ogni domenica, c'è un esordio almeno, anche due, noi non abbiamo avuto questo. In realtà il gruppo nostro è formato da gente che veniva da una 18 e in toto è entrata nella prima squadra. Per due anni di fila la 18 e la prima squadra si allenavano insieme, si è creato un gruppo e ce lo portiamo fino ad ora avanti. Quindi è fondamentale avere una 18 competitiva. Poi avevi chiesto a Lorenzo cosa vuol dire giocare nell'Amatori Messina, e per noi è uno stile di vita, cioè noi abbiamo un gruppo di gente che vive insieme e va oltre il rugby, cioè noi stiamo insieme, ci vediamo fuori, ci aiutiamo l'uno con l'altro nei problemi della vita. Infatti volevo sottolineare che la società da un paio di anni ci ha permesso di giocare con gente di livello che ci permettesse di crescere nel nostro cammino. Però appunto parlavano prima di infortuni vari, quindi io devo spezzare una lancia per il gruppo dei messinesi, che il primo anno purtroppo per vari motivi abbiamo fatto una retrocessione, siamo stati ripescati, l'anno scorso ci siamo salvati e quest'anno siamo arrivati quinti, quindi io non posso che ringraziare i miei compagni di una vita. Ringrazio anche la società perché ci mette a disposizione intanto ovviamente dei mezzi tecnici, quali allenatori e anche economici, non indifferente, ha speso tanto, e anche poi dei compagni di squadra che ci permettono di alzare il livello. Dunque, prima di tutto ringrazio la società per queste opportunità che ci ha dato. Quest'anno che verrà ora, credo che la squadra è pronta per affrontare un campionato e per andare a vincerlo. Cioè qui nel campionato di Serie B, per chi lo conosce, in casa si vince, perché comunque in casa sei motivato, c'hai la ragazza, c'hai i parenti che ti guardano, fuori casa si vince il campionato. E noi purtroppo fuori casa abbiamo steccato le partite fondamentali. Purtroppo, mi permetto, scusa un secondo di interromperti, voi stando qui in Sicilia avete anche un deficit che è dato dal fatto che comunque sia per voi ogni trasferta è una vera trasferta, nel senso che l'area 4, ci sono magari 4 squadre nel Lazio, una squadra di Roma magari fa trasferte anche se non cittadine di 50-100 km in metropolitana. Esatto, magari no? Si fa una, a Roma si dice, si fa la macchinata, no? Se ci si riempie con le macchine, si prende il pullman e si fa un centinaio di chilometri, voi siete costretti invece a muovermi in maniera importante. Ti assicuro che ha influito tanto. Cioè è massacrante fare 3 giorni di trasferta per 80 minuti. Cioè preparare anche la partita è molto difficile. Cioè rispetto a una romana che va a giocare a Colleferro è molto più difficile preparare una che da Messina deve andare, certo, a Colleferro. Però insomma, dopo tanti anni uno cerca di trovare le giuste motivazioni e di affrontarla nel modo giusto. Però comunque il campionato si vince in trasferta. E sicuramente Bevan, il vecchio allenatore, cioè l'allenatore di quest'ultimo anno, ha dato un motivo in più, cioè caricava la squadra per poter vincere fuori casa, che in realtà all'inizio non era così. Come diceva prima qualcuno, si andava fuori casa per prendere il meno possibile. Ora si parte per andare a vincere, e questo diciamo grazie anche al nostro vecchio allenatore, che sicuramente dobbiamo ringraziare. Poi comunque anche lui, abbiamo avuto dei problemi con lui, ma diciamo purtroppo si sono risolti con... abbiamo cambiato allenatore, però era fondamentale perché si era chiuso un ciclo. Cioè, più che altro è opportuno ringraziare Bevan, ma forse non avevamo ben capito il suo modo di giocare, che era molto strutturato, cioè proprio una struttura di gioco dal primo all'ottantesimo minuto, e con gente che non ha un grosso livello, bagaglio rugbistico addosso, forse dargli troppi incarichi e troppi limiti è stato un po' fuorviante. Diciamo una filosofia magari anche vincente, ma non adeguata per al nostro livello, questo sicuramente. Questo è stato il limite di Bevan. Poi invece
i vantaggi che comunque Bevan ha portato sono stato la preparazione alla partita, l'alimentazione, l'idratazione pre-partita, queste cose non le avevamo mai avute. Sicuramente devo ringraziare il mio allenatore Bevan Ryan. Se dovessi, facendo finta, adesso si tappano le orecchie vari presidenti, dirigenti eccetera eccetera, secondo te cosa servirebbe in più al prossimo anno all'Amatori Messina? Allora, il prossimo anno serve intanto, come abbiamo detto prima, investire sulla investire sulla 18, sull'under 18 e un allenatore a cui bisogna, bisogna spiegare al nuovo allenatore che è fondamentale far esordire questi della 18 in prima squadra come fanno le altre squadre e poi prendere gente veramente di livello a cui fare il gregario per 80 minuti perché c'è poco da fare. Se hai l'arma vincente in campo tu fai da gregario, se invece gente che non ha magari questo bagaglio rugbistico deve fare la partita viene più difficile andare a vincere un campionato. Sicuramente. Allora Davide, abbiamo ancora 5 minuti di trasmissione, io approfitterei intanto per ringraziare il nostro sponsor che in quanto tu friulano faccio pronunciare a te. Ma invece dovresti impararlo tu, perché io friulano non Fenines so. Furlanes Fuartes. Esatto. Bravissimo. Hai visto, sì. Ma che ne sai? Ma che ne sai? No, ringraziamo. Fenines Furlanes Fuartes, che è un'associazione culturale che tenta di esportare dal Friuli le eccellenze come il San Daniele o vari tipi di formaggi. O il Davide Magor. Che sì, io non ho già esportato sufficienza. Il manzo. Il manzo di sufficienza degli anni passati. E quindi tenta di esportare queste cose e voleva creare un legame. Come si chiama il ristorantino che c'è in centro a San Daniele? Tancredi? Come si chiama? C'è l'osteria e... Osteria di Tancredi? No, c'è l'osteria e i Bintars, che sono le due osterie più famose di San Daniele, dove si mangia il miglior prosciutto di San Daniele. Perfetto. Ma, detto questo invece, detto questo no, avete fame, ma mi sento di fare una conclusione su questa puntata, la sensazione che ho... Posso? Vai. La sensazione che ho avuto insomma nel conoscervi, nel sentire queste cose, perché poi c'è un rapporto tra di noi, ma insomma... È la prima volta che ci vediamo e che ci conosciamo, è proprio la sensazione di stare all'interno di una famiglia dove un responsabile di società viene definito padre da uno dei giocatori ed è una cosa sicuramente bella. Il fatto di sentire il capitano di una Serie B che sente la necessità della crescita dei giovani e quindi sente vuole far giocare i giovani all'interno della squadra e al contrario vedere i giovani di 18 anni che sono comunque stimolati a fare meglio per poter giocare in prima squadra. Quindi è stata per me davvero una bella sensazione, una bella puntata. Dimmi Nello, dillo perché non gli facciamo dire niente. No, abbiamo parlato, tu eri distratto, eri andato, avevi fatto. E io stavo preparando la cena, più che giustificato, stavo preparando la cena. Infatti ci dispiace per tutti i nostri ascoltatori, adesso saremo costretti a mangiare del pesce, purtroppo. Vi salutiamo. Abbiamo fame. Ci salutiamo, andiamo fame. Quattro parole, quanto ci costano, Anna Maria? Una lettera sola vale uno. No. Vabbè, spezzata. Dimmi. Posso chiudere? Assolutamente. Volevo chiudere ringraziando il nostro fratello di sempre, Jack Gaina, che credo proprio smetta di giocare, è stato il maestro di tutti e sì. Dobbiamo tutto a lui. Quindi un ringraziamento a Jack sicuramente. Perfetto, noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ringrazio Enrico Durello in regia, non Davide Macor. Poco male. La scelta della musica sì, la dobbiamo ringraziare. Sì, il gruppo rock, ascoltiamo un gruppo rock, sì, punk, ska, qualcosa. Sì, se non ci fosse sarebbe un gran bel mondo, Davide. Sarebbe un vuoto. Sarebbe un vuoto professionale. Salutiamo tutti quanti, NPR on the road continua, domani saremo a Ragusa ospiti del Padua, buona serata a tutti.